Se dovessi causare disordini, è meglio che ti allontani, per non irritare ulteriormente gli abitanti. Tutto qui. Dove sono tutti? Andati a vedere il maestro. E i templari? Hanno attaccato di nuovo. Hanno preso il sentiero. Quale sentiero? Di che cosa stai parlando? Verso la luce. Parla chiaro. È solo ciò che ci ha indicato il maestro. Questa è la verità. Ma hai perduto il senno. Anche tu imboccherai il sentiero, oppure morirai. Così ha ordinato il maestro. È stato al Molin, vero? Che cosa vi ha fatto? Sia lode al maestro, perché ci ha condotto alla luce. Hai scelto un bel momento per arrivare. Così pare. Stai in guardia, amico mio. Al-Mualim ci ha tradito. Sì. Ha tradito pure i suoi alleati templari. Come lo sai? Dopo esserci parlati, sono tornato nelle rovine sotto il Tempio di Salomone. Roberto teneva un diario. Le sue pagine erano colme di rivelazioni. Ciò che ho letto lì mi ha spezzato il cuore. Ma mi ha anche aperto gli occhi. Avevi ragione, Altair. Per tutto il tempo il maestro ci ha usato. Non dovevamo salvare la Terra Santa, ma consegnarla a lui. Bisogna fermarlo. Sii cauto, Malik. Ciò che ha fatto agli altri lo farà anche a noi se ne ha l'occasione. Devi stargli lontano. Che cosa proponi? Posso ancora reggere una spada e i miei uomini mi sono ancora fedeli. Sarebbe un errore non farci intervenire. Distraete quegli schiavi, allora. Attaccate la fortezza dal retro. Se riuscite a distogliere la loro attenzione da me, potrei raggiungere Al-Mualim. Farò come hai chiesto, dai. Gli uomini che affrontiamo hanno perso il lume della ragione. Se potete evitare di ucciderli. Sì. Se egli ha tradito i principi del credo, non significa che noi dobbiamo fare altrettanto. Farò il possibile. Non chiedo altro. Salute e pace, amico mio. La tua presenza qui ci garantirà entrambe. Thank you.
succeda! Dunque, l'allievo è tornato. Non sono uno che fugge. Nemmeno uno che ascolta. Se vivo è grazie a questo. Che cosa ne farò di te? Lasciatemi andare. Oh, Altair. Percepisco l'odio nella tua voce. Il suo calore. Lasciarti andare? Non sarebbe prudente. Perché fate questo? Ho trovato la prova. La prova di cosa? Che niente è reale. E che tutto è lecito. Venite! Annientate il traditore! Strappatelo da questo mondo! Uomini, tutti superiori a te, e sono tutti morti per mano mia. Io non ho paura. Dimostratelo. Che cosa dovrei temere? Guarda il potere che domino. Roberto era infame, ma era lo stesso che avete sempre avuto voi. Non sono mai stato bravo a condividere. Non ce la farete. Altri troveranno la forza di ribellarsi a voi. Ah, è per questo, finché gli uomini mantengono il libero arbitrio, non può esserci pace. L'ultimo uomo che ha parlato così l'ho ucciso. Parole ardite, ragazzo. Ma solo parole. Allora liberate. Trasformerò in azione. Ditemi, maestro, perché non mi avete trattato come gli altri assassini? Perché lasciarmi la coscienza? Ciò che sei e ciò che fai sono due cose strettamente correlate. Privarti di una mi avrebbe fatto perdere l'altra. E quei templari dovevano morire. La verità è che ci ho provato. Nel mio studio, quando t'ho mostrato il tesoro. Ma tu non sei come gli altri. Hai visto attraverso l'illusione. L'illusione? Non ha mai fatto altro. Questo tesoro dei Templari, questo frutto dell'Eden, questa parola di Dio. Ora comprendi? Il Mar Rosso non si è mai aperto. L'acqua non è mai diventata vino. Non furono le macchinazioni di Eris a dar luogo alla guerra di Troia. Ma questo, tutte illusioni, nient'altro. Il vostro piano non è da meno come illusione. Obbligare gli uomini a seguirvi contro la loro volontà. È qualcosa di meno reale dei fantasmi che saraceni e crociati inseguono ora? Di quegli dei vigliacchi che hanno abbandonato questo mondo così che gli uomini potessero massacrarsi nel loro nome? Essi vivono già un'illusione.
ricordo soltanto un altro. Una assai meno sanguinosa. A meno che non scelgano quei fantasmi. Davvero? A parte occasionali convertiti o eretici? Non è giusto. Ah, ora la logica ti abbandona. Al suo posto dai spazio all'emozione. Ti deludi. Che cosa si fa allora? Tu non mi seguirai. E io non posso obbligarti. E voi non rinuncerete a questo malvagio disegno? Sembra allora che siamo a un punto morto. No, siamo alla fine. Ah, mi mancherai, Altair. Eri il mio allievo prediletto. Cieco, Altair. Cieco sei sempre stato. E cieco sarai. Impossibile. L'allievo non sconfigge il maestro. Niente è reale. Tutto è lecito. Così pari. Hai vinto, dunque. Va a reclamare il tuo premio. Avevate il fuoco in pugno, vecchio. Avrebbe dovuto essere distrutto. Distruggere l'unica cosa in grado di fermare le crociate e creare la vera pace? Giammai. Allora lo farò io. Questo lo vedremo. Ho dedicato il mio cuore a conoscere la saggezza, la demenza e la follia. Ho capito che anche questo era come rincorrere il vento. Perché tanta è la saggezza, tanta è la pena. E colui che cresce la conoscenza, cresce il dolore. Distruggilo! Distruggilo, come hai detto! Non posso! Sì che puoi, Altair, ma non lo farai. Bene, ci siamo.